Acquistare un'automobile non è mai stato così difficile, sia che sia usata o che sia nuova, non è mai stato così difficile, per diversi aspetti. Il primo è che ci sono sempre più modelli in vendita in Italia, l'altro è che ci sono sempre più motorizzazioni in vendita e per quel che riguarda la situazione attuale, beh, non è facile decidere magari di mettersi sulle spalle un acquisto che può anche essere nella maggior parte dei casi impegnativo. Oltretutto è scientificamente provato che in tutti i campi, nella maggior parte dei casi, acquistiamo di istinto, di pancia, ma in questi tempi il cervello gioca un ruolo fondamentale. Quindi ho cercato di racchiudere in questo video gli elementi che possono aiutarvi a scegliere la vostra prossima auto in maniera più tranquilla, più serena, andare a identificare proprio gli elementi da cui non si può prescindere per capire se una vettura fa al caso mio. Prima di continuare vi ricordo che sul nostro sito vi basterà andare qua su sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione, avrete la possibilità di avere accesso a tutte le informazioni possibili su tutte le automobili in vendita in Italia, dalle dotazioni, gli allestimenti, gli accessori disponibili su quell'auto, potrete anche confrontare i modelli l'uno all'altro e anche gli allestimenti l'uno all'altro e configurarli come preferite. E poi ci sono anche tutte le offerte, quindi noleggio a lungo termine, finanziamenti, leasing, pagamenti in contanti, qualsiasi cosa desideriate, lì c'è davvero accesso a tutte le informazioni possibili con tutti i dettagli, sono tutte offerte ufficiali, quindi potrete capire su un unico sito veramente cosa offre tutto il mercato in una panoramica completa. La prima cosa da cui si parte è sicuramente la carrozzeria, quindi un SUV, un crossover oppure ancora una station wagon o magari una monovolume. Ormai, tra l'altro, diventate queste ultime davvero difficili da trovare sul mercato, vanno sempre più di moda i SUV. I SUV però sono più alti da terra, cosa che non porta ad avere una buona aerodinamica, quindi nei lunghi viaggi andrete ad avere un costo più elevato per quel che riguarda il consumo. Andranno a consumare di più, necessariamente. Oltretutto sono anche più pesanti, tendenzialmente rispetto magari ad una station wagon o a una berlina compatta, cosa che va di nuovo ad influire negativamente sui consumi. Ci sono certamente dei pro, comodità, dominio della strada. Sicuramente sono automobili che vanno molto di moda ultimamente, però dall'altro lato, appunto, se cercate una vettura che nei lunghi viaggi vi faccia risparmiare carburante, bisognerebbe andare su una vettura un po' più bassa, più pensata appunto per un'aerodinamica favorevole. Allo stesso modo possiamo parlare di SUV e crossover compatti. Il mercato ormai è pieno di queste automobili che sono compatte nelle dimensioni, ma molto spaziose all'interno, sfruttano bene lo spazio proprio perché riescono appunto a sfruttare la maggiore altezza da terra e anche la maggiore altezza del corpo vettura. Quindi riuscirete ad avere una vettura che può anche essere una prima auto da famiglia. Costano meno rispetto a SUV ovviamente di più grandi dimensioni o anche di station wagon di più grandi dimensioni e comunque hanno delle ottime motorizzazioni, molto spesso anche utilizzate addirittura su automobili anche di categoria superiore, quindi al di sotto di 4,20 m riuscirete ad avere un buon livello di spazio. Oltretutto abbiamo fatto ultimamente un video dedicato proprio a queste automobili, lo trovate direttamente qua su sul link in alto a destra. Un altro elemento è sicuramente la motorizzazione. Di recente si sente parlare tantissimo di ibrido, ma ci sono diverse tipologie di ibrido e chi ci segue da tanto ha già sentito più volte questi discorsi, ma è importante ripetere ancora una volta che ci sono varie tipologie di ibrido. Tra l'altro le differenze tra le varie tipologie le abbiamo già affrontate in un nostro video, vi lascio il link qua su in alto a destra in modo tale da capire quali sono le caratteristiche e come sfruttarle al meglio. Anche perché bisogna sempre considerare che un ibrido può essere ideale in una situazione, ma magari può non essere un granché in altre situazioni in cui magari vi muovete di più. Quindi anche qua va fatto un discorso complessivo sulla motorizzazione. Oltretutto ci sono motori benzina, diesel, ci sono motori metano, GPL e anche qua si spazia tra motori molto adatti per chi vuole risparmiare, a gas, soprattutto il metano, avrete un ottimo risparmio, anche se comunque l'autonomia non è elevatissima per questa tipologia di auto, ma un ottimo risparmio e poi ci sono motorizzazioni più classiche, diesel e benzina. Ultimamente le benzina sono riuscite a chiudere un pochino il gap per quel che riguarda i consumi, ma comunque ancora il diesel è la soluzione migliore per chi fa tanti chilometri all'anno e soprattutto magari per chi si muove spesso in strade extraurbane oppure in autostrada. C'è anche il cambio automatico, ha senso acquistarlo? Per chi si muove molto spesso nel traffico è veramente eccezionale, comodissimo, è difficile poi tornare indietro una volta che ci si adatta all'assenza della frizione, anche perché ultimamente la tecnologia ha fatto passi in avanti giganteschi. Però magari chi si muove molto spesso fuori dalla città potrebbe anche farne a meno, va a risparmiare effettivamente quei 1.500-2.000 € di differenza rispetto ad una vettura con il cambio manuale, e però viaggia molto spesso con la marcia più alta inserita, magari
in autostrada oppure in strada statale, quindi effettivamente l'assenza della frizione in quel caso non va ad impattare più di tanto nell'esperienza di guida. Qualcuno potrebbe dirmi, beh però i nuovi cambi automatici hanno tante marce, addirittura fino a 9-10 rapporti, quindi ad alta velocità si viaggia a bassi di giri. Attenzione però, perché non è sempre così e soprattutto col passare degli anni aumentano i rapporti dei cambi automatici, ma non vanno ad incrementare in maniera esponenziale i risparmi di carburante e soprattutto ricordiamoci appunto 1.500-2.000 euro in più all'acquisto, quindi comunque anche qua va considerato proprio l'intera operazione nel complesso. E infine la trazione integrale, ha senso acquistarla? In molti casi è importante prima di tutto pensare alle gomme che si hanno a bordo, devono essere di qualità, devono garantire un ottimo livello di performance in frenata, tenuta e accelerazione, quindi devono essere delle gomme che magari hanno anche un costo più elevato ma che riescono ad offrire tanta sicurezza in più. La trazione integrale può aiutare in alcune situazioni, non sempre, soprattutto per chi magari non si muove molto spesso in montagna su fondi a bassa aderenza, beh lì si possono andare a risparmiare anche qui 1.500-2.000 euro tranquillamente. Altra cosa importante è l'allestimento. Tendenzialmente la classificazione è allestimento base, intermedio e full optional. Non bisogna scartare gli allestimenti superiori della gamma a priori, almeno per tre motivi. Il salto di prezzo tra un allestimento e l'altro può essere anche sostanzioso, ma acquistare i singoli accessori può anche essere più costoso addirittura. Facciamo un esempio pratico, la Peugeot 3008. In questo caso abbiamo allestimento active, quindi quello base. Mancano ad esempio la connettività del cellulare e la telecamera di parcheggio, quindi se andiamo ad aggiungere questi due accessori andiamo tranquillamente in zona allestimento allure, che è quello superiore, che è anche più dotato e soprattutto anche più bello esteticamente, quindi mai scartare a priori un salto di allestimento. Ci sono anche diverse poi motivazioni più a livello industriale, alcune case puntano decisamente su un allestimento, quindi lo spingono molto di più, è un po' per diversi motivi anche di approvvigionamento dei singoli accessori da parte dei vari fornitori. Comunque scartarlo a priori non è mai una buona idea, anzi nell'utilizzo poi della vettura potreste anche pentirvi di non aver poi acquistato l'allestimento superiore. Un altro motivo è il fatto che gli allestimenti superiori spesso sbloccano, diciamo così, degli accessori che sugli allestimenti inferiori non sono disponibili e quindi magari possono anche esservi utili o possono interessarvi. Oppure ancora, il terzo elemento, è il fatto che molto spesso gli allestimenti superiori sbloccano, diciamo così di nuovo, delle motorizzazioni che possono fare al caso vostro, magari motorizzazioni più potenti oppure ancora una motorizzazione che appunto ha determinate caratteristiche come il cambio automatico oppure la trazione integrale disponibile. Tutti i confronti tra i vari allestimenti ovviamente li potete fare tramite il nostro sito, sempre ricordo cliccando qua su oppure tramite il link in descrizione, lì avrete la possibilità di vedere le caratteristiche dei singoli allestimenti e oltretutto potrete anche scegliere i vari optional, che è anche poi un altro elemento da considerare. Questo discorso infatti può essere anche scontato, ma non lo è affatto, bisogna sempre prima di tutto partire dalle proprie necessità. Prima ancora di capire quanta potenza ha il motore oppure a quanto ammonta la rata mensile, bisogna capire le caratteristiche del mezzo oppure capire se quell'automobile ha a disposizione degli accessori che fanno al caso mio. Facciamo un esempio pratico, viaggiate molto spesso in 4 o in 5, magari sui sedili posteriori avere la climatizzazione separata può fare un'enorme differenza, oppure ancora avere delle prese di ricarica ulteriori, questo può fare un'enorme differenza in tanti casi, nei lunghi viaggi specialmente. Pertanto, magari prima analizzare le proprie necessità, magari anche da casa tranquillamente, internet da questo punto di vista ripeto offre tantissime possibilità, e arrivare in concessionaria già preparati su ciò che offre la vettura e quindi poter andare dritti al sodo. Questo vi farà un'enorme differenza, vi farà risparmiare tempo e vi farà risparmiare anche tanto stress. In questo video abbiamo trattato gli elementi imprescindibili nell'acquisto dell'automobile, ma qui sotto nei commenti avete la possibilità di scatenarvi ancora di più su fare domande, aiutarvi magari a vicenda se avete delle esperienze che possono aiutare tante altre persone che acquistano un'automobile nuova, che sono interessati a farlo magari nei prossimi mesi. Insomma, qui sotto il box dei commenti commentate, condividete il video con tante persone che magari si trovano nella vostra stessa situazione e iscrivetevi al canale. Nei prossimi giorni pubblicheremo approfondimenti e test drive, quindi cliccate sulla campanella così vi arriva subito la notifica di tutti i nostri prossimi video. Ciao, alla prossima!